Il penultimo weekend sul Lungofiume a Cosenza è stato contrassegnato da suoni, colori, sapori e soprattutto tanta musica, per la gioia dei tantissimi visitatori che ancora una volta hanno premiato con numeri importanti l'evento per eccellenza dell'estate calabrese. Lungofiume si caratterizza non solo per essere quella valvola di sfogo per chi ha voglia di divertirsi in una città che di suo è una città accogliente, una città aperta, ma è un modo anche di dare una spinta economica alla città stessa. Se pensiamo quante attività commerciali sono state coinvolte, tutte le attività che fanno attività enogastronomica qui sul Lungofiume, pensare a quanti artisti e a tutto lo staff che dietro c'era, beh, possiamo dire che i numeri anche lì sono stati notevoli. Quindi tante persone che hanno lavorato dietro questo grande evento e che hanno fatto sì che la città potesse dare possibilità, anche se temporanee, di lavoro. Tanto spazio anche all'arte con i box art a pieno regime, la vera novità di questa estate 2015. Un progetto importante, proiettato in uno spazio temporale che va ben oltre l'estate. Questa città si consolida sempre nella sua idea di città fabbrica creativa, città opera d'arte. C'è una presenza adesso consistente di artisti nazionali e internazionali. In queste settimane ce ne sono circa 20 che stanno realizzando opere che poi resteranno anche alla città. Però vuol dire a settembre, ottobre, fino a dicembre ne avremo altre centinaia. Quindi questa è un'esperienza che si sta ormai consolidando anche nell'ambiente artistico nazionale come la più importante dal punto di vista delle residenze artistiche. Noi intendiamo proseguire per questa strada, anche destinando altri luoghi, altri locali, diciamo, a queste esperienze, in modo tale che dove c'è l'arte, dove c'è la cultura, in realtà si creano anche altri interessi, le città diventano sempre più trendy, anche queste zone, soprattutto il centro storico. Si parte dagli artisti, ma poi si arriva anche alla qualificazione dei luoghi, al recupero dei luoghi attraverso un processo che si chiama appunto di gentrificazione, che è un processo che rende un'area più attraente e poi quest'area diventa anche valorizzata dal punto di vista commerciale, quindi degli interessi che spingono i privati a recuperare gli immobili. Questo noi vogliamo farlo e vogliamo soprattutto qualificare il centro storico della città come quella porta culturale che abbiamo sempre immaginato e che finalmente, diciamo, si sta realizzando. Abbiamo aperto nuovi contenitori, c'è il castello che è visitato giornalmente da moltissimi turisti che ormai vedono Cosenza come una meta molto interessante. I tour operator si stanno già attrezzando e qui sono presenti moltissime visitatori ogni giorno con il sistema di accoglienza che abbiamo strutturato con gli Scopri Cosenza, con gli itinerari turistici, anche con quelli che adesso stiamo predisponendo come provincia, allargheremo, diciamo, il circuito anche a importanti luoghi di interesse provinciale, attraverso lo Scopri Provincia. E poi eventi che si susseguono e che fanno diventare questa città una città al centro, diciamo, di un'attrazione non solo nazionale ma anche internazionale che la qualifica anche da un punto di vista culturale. L'attrazione musicale di punta del penultimo weekend è stato senz'altro Valerio Scano, il giovane cantautore sardo che dopo un'ottima affermazione ad Amici ha consacrato il suo successo con la vittoria alla 60ª edizione del Festival di Sanremo, con il brano Per tutte le volte che. Per quasi 2 ore l'artista ha deliziato il pubblico, oltre che con il suo repertorio, tanto amato dai giovani, anche con numerosi brani classici.